God Save the Wine, speciale Vinitaly. Siamo con Marco Ferretti, la sua azienda La Quercia, l'Impruneta, a 10 minuti da casa mia, quindi non posso dire di non conoscere il terroir e di non essere appassionato a questi vini. Marco, le tre parole che caratterizzano il tuo lavoro e la tua azienda? Beh, storia, territorio e passione. Questo è quello che io metto per produrre i miei vini. Da sempre, insomma, il Sangiovese è il vitigno per cui lavoro, per cui faccio i vini con il mio cuore, insomma, con tutto il lavoro mio e dell'equipe, insomma, che mi segue. E poi, insomma, la grande terra e la grande passione la vediamo. Ecco, quest'anno ci hai portato una novità, questo Sangiovese, che lo sai, Vini Rosa, come tu ben sai, Pubblicità Progresso, ho appena scritto un libro sui Vini Rosa. Non ho fatto tempo a parlare del tuo, però ecco, come mai un vino rosa? Il rosato è un vino che ha iniziato a piacermi sempre di più. Uno, perché la mia passione per i rossi, insomma, era più evidente. Allora il rosato è sempre quell'equilibrio giusto che a un rossista proponi un vino molto fresco d'estate, o comunque anche quando apri un frigo e ti vuoi bere una bella bottiglia fresca. Hai visto con questa sapidità. Ecco, come abbinamenti questo... Una volta è capitato di poterlo abbinare a un piatto tradizione proprio giapponese, uno shabu shabu, e fu fantastica la cosa, perché questi anche i sapori della carne che porti giù e poi ritiri su in un attimo e la condisci con le verdurine e tutto il resto, era perfetto con questa sapidità del mio Sangiovese rosato. Quindi questa sapidità che ritroviamo nel Sangiovese rosato è molto evidente, ma in realtà anche negli altri vini, Colli Fiorentini e negli altri, è sempre ritorna anche nel vino dolce straordinario che fai te, che abbiamo assaggiato in altre occasioni. Quindi veramente la terra che viene fuori in ogni sorso. Grazie mille, Marco. Grazie a voi e buon Vinitaly e buon bere.